Ciao Dominica. Ciao. Ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ok, benissimo. Allora, tifosi, state calmi perché vedo che già i messaggi si stanno accumulando. State tranquilli. Adesso, un po' per volta, le facciamo le domande che abbiamo previsto. Allora, secondo me è bene partire da una cosa molto importante per tutti noi, ovvero, Domenica, tu pizza la mangi o non è il tuo piatto preferito? No, sì, lo mangio. Ok, perfetto. Ma ancora più importante. Ma è ancora più importante, prendi sempre la stessa quando si va a mangiare la pizza o cambi genere? Quasi sempre la stessa. A che cosa lo possiamo sapere? Ma dipende da dove lo prendo, Giusto, anche quindi. questo è vero, anche questo è vero, e questo denota la milanesità acquisita. Questo è molto bene. C'è Pier che Certo. ave Pier aveva un'altra domanda. No, volevo, soprattutto la cosa che mi ha colpito, perché quando Lucia è entrata in studio, mi dice, possiamo intervistare Dominica. E io ho detto, no, Dominica. E lei dice, no, no, Dominica. Mi togli sto dubbio, come si pronuncia, Dominica o Dominica? Dominica. Domenica. Aveva ragione Lucia, mannaggia. Perfetto. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, insomma, in questo periodo qua, partite, allenamenti, ma poi da uscire c'è stato ben poco. C'è qualche attività che hai iniziato a fare o che ti piace fare in particolar modo quando sei a casa, per lunghi periodi? La PlayStation, guardi le serie televisive. Sì, tutto questo. No, PlayStation non tanto, ma ce l'ho un po' di libri, quindi leggo. Adesso, dopo di questo, ce l'ho italiano, quindi bisogna imparare un po' meglio di parlare. Mia grammatica non è molto bene. Ma va benissimo, va benissimo. No, no, infatti, cioè, Ma facciamo notare che stai parlando in italiano esatto. assolutamente. Facciamo il contrario. Provate a intervistarmi in sloveno e vediamo cosa viene fuori. Secondo me è un disastro. Stavolta. Sì, no, ma anche no, grazie. Ascolta, un'altra cosa che ti volevo chiedere, che in realtà mi sto chiedendo da un po' di tempi a da un po' di giorni a questa parte, ovvero, adesso stiamo vivendo una specie di nuova normalità. Nel senso, con gli stadi vuoti, le giocatrici come i giocatori sono testati molto spesso, i tamponi, le entrate separate in campo. Volevo capire da te che sei una calciatrice praticamente di professione, per te è ancora strano oppure ormai è una cosa normale tutto questo insieme? Al principio, all'inizio era strano, ma adesso è normale. Ma sai che io penso che siamo molto, molto, molto fortunate per poter giocare, per poter allenare e giocare, quindi per me non è un problema fare tutto questo, tamponi, differenti regole, ma la cosa buona è che possiamo fare tutto che volevamo, Sì, assolutamente, quindi il assolutamente. calcio, Anche perché siete molto controllate, ci sono veramente tantissimi controlli come veramente dei professionisti. sì. Siamo molto proteggiate. Sì, Prote, protette, quasi, bravissima. Senti, protette, questo. Quindi a no, tutto questo è molto, molto buono. proposito di giocare stadi vuoti, voi quest'anno avete giocato una partita a San Siro contro la Juventus. Che effetto fa? Che effetto ti ha fatto giocare a San Siro? Primo. Secondo, che effetto ti ha fatto giocare a San Siro vuoto? Perché è enorme quel posto, è gigantesco. Che sensazioni ti dà? Ah, buono. Prima è una esperienza differente. È una cosa che non molta gente può vivere. Certo. Quindi io penso che stadio vuoto o no vuoto è un orgoglio di Orgoglio. poter giocare a San Siro, orgoglio, sì. Sarà meglio con la gente, è normale, Ovvio. ma
solo per poter stare lì è già una cosa molto molto buona. Sì, ma non ti viene qualche volta il dubbio che magari quando torneranno i tifosi sarà strano sentire continuamente le voci degli altri e non solo quelle delle tue compagne? No, no, è sempre meglio con i tifosi. Siamo normale, siamo un po' triste per non poter giocare per loro, ma quando tornano sarà ancora meglio. Assolutamente. Una curiosità, ho letto da qualche parte, torno indietro sulle cose che fai a casa adesso che non si può uscire, ho letto da qualche parte che tu ogni giorno fai 30 minuti di meditazione. Giusto? È vero? Yoga, è vero? Sì, lo faccio a meditazione, ma non è sempre 30 minuti, qualche volta è meno, qualche volta è più, ma sì, più o meno è sempre faccio qualcosa crescita personale, bravissima. Ma è yoga? È yoga o mindfulness? Ma mindfulness è stare presente, quindi in tutto che faccio cerco di stare presente nel momento. Fantastico, era la mia scuola di pensiero, anch'io adoro questo tipo di cose. E quindi ti aiuta questo tipo di meditazione, diciamo? Sì, certo, mi aiuta perché durante la giornata forse passano, no? Mm-hmm. Quindi è la tua relazione che importa. E se tu fai queste cose, io penso che puoi reazionare meglio. Sì, sì. Sì, sì. Stai parlando con uno che fa yoga tutti i mercoledì, quindi sono favorevolissimo. Ascolta, un nostro ascoltatore, Alex, ti chiede, ma quanto è bello segnare all'Inter ogni volta che giochi? Cioè, tu quando giochi con l'Inter fai un gol, quanto è bello? è molto bello. Questa è una radio di tifosi milanisti e per noi segnare all'Inter è una roba che, cioè, voglio dire, ci cambia la vita a noi. È vero. No, sì, è una cosa molto buona, perché non è un'altra partita, è un derby, mm-hmm. È un derby molto, molto, molto grande, quindi è molto buono. C'è un'altra domanda che veramente mi sta facendo sorridere, arriva sempre dai nostri ascoltatori, che dicono, ma quando il mister in panchina comincia a levarsi la giacca, la cravatta, si tira sulle maniche... Voi avete delle reazioni in campo tipo oddio? No, no, è che meno male. Io non riesco a vedere queste cose quando io gioco, okay. Non vedo se mister ce l'ha, non lo so, meno male. Giacca o non ce l'ha giacca. Perché allora, tu, forse tu non sai che noi che guardiamo le partite, sì, i cronisti spesso fanno notare che quando Maurizio toglie la giacca e rimbocca le maniche, voi giocate meglio. Adesso tu dici, io non me ne accorgo, non so se è un caso, però molti cronisti fanno notare che dice, oh, attenzione, Ganz si è tolto la giacca, adesso il Milan vince. Sì, 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 fa parte della telecronaca della partita. Meglio così, forse, se non ve ne accorgete. Sì, no, io questo non lo sapevo, quindi... Vedi, la prossima volta comincerai a farci caso, sicuramente. Ma lui com'è? Si arrabbia, vero? È uno che si arrabbia, cioè uno che ha una grinta pazzesca. È molto emozionante, ma è lui, quindi per noi va bene. Giusto. Ti chiedo un'altra cosa a proposito della squadra, perché nel Milan in questa squadra ci sono tante nazionalità diverse, quindi come te tante ragazze straniere che sono venute a far parte di questa squadra. Ti volevo chiedere, tra l'altro adesso si è aggiunto anche il Giappone con la nuova ragazza giapponese che si è unita alla squadra. È praticamente una seduta delle Nazioni Unite. Cioè, siete come l'ONU praticamente. Grazie. Tu come lo vivi un ambiente così vario e soprattutto come vi organizzate con le lingue? Per me è una cosa molto 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 buona, mm-hmm. Perché tu puoi imparare di differenti culture, differenti... pensamenti, ma alla fine è calcio, è lo stesso gioco e tutti i paesi, quindi noi, io penso che noi siamo una grandissima squadra, arriveremo da paesi e
nazione differente, ma quando poi siamo sul campo è solo una squadra. Sì. Calciatrici e anche lo staff. E io penso che di là parliamo la lingua universale del calcio. Giusto. Quindi, ma, e anche fuori dal campo, noi straniere cerchiamo di imparare italiano, come ho detto prima. Io ce l'ho dopo di questo. ma anche gli italiani provano a capire, cercano di parlare inglese. A proposito quindi di questo, io penso che non è problema. Mm-hmm. A proposito di questo, tu hai giocato anche a Tennessee nelle Volunteers, all'Università di Tennessee, lo dico per i nostri ascoltatori. Quando ero ragazzo, un mio amico è andato a studiare all'università negli Stati Uniti e mi diceva: Pier, guarda che là io facevo molta più fatica a giocare a calcio con le ragazze che non con i ragazzi, che le ragazze sono nettamente più forti, cioè parliamo degli anni 90. È vero, le ragazze americane sono davvero così forti? Cioè, che impatto è stato quando sei andata all'università americana? Sono tutte così forti, subito da zero? Ma sì, sì, ma perché questo calcio è un sport de radone di là, quindi... hai tante donne che giocano calcio e quindi è molto molto più fisico di là. Okay. Quindi sì, sono brave. E invece nel campionato italiano, quando sei arrivata, c'è qualcosa che ti ha stupito, che quindi non pensavi sarebbe stato come di fatto poi ti sei trovata davanti, come tecnica, come fisico, come qualsiasi aspetto? Io, per me, è molto più fisico che io aspettavo, se corre molto. Okay. Per me questo non è un problema, ma sì, io penso che è anche tecnico, ma è molto da correre. Okay. A proposito di correre, c'è un nostro ascoltatore che ti fa un grandissimo complimento per un milanista e dice: Domenica, la Gattuso con i piedi buoni. Cioè ti paragona a Gattuso per la grinta e in più hai i piedi buoni. Cioè puoi anche smettere, perché Gattuso per i milanisti è il massimo. Cioè, più di Gattuso il milanista non ti può fare un complimento più grande. Oh, grazie mille.